A sorpresa il Ministero dell'Interno, attribuendo i seggi alle liste in Puglia, ha escluso Senso Civico, nonostante abbia superato la soglia di sbarramento del 4%, 4,16% il risultato ottenuto. Un giallo sul quale i diretti interessati stanno cercando di far luce. È un mistero, dice l'assessore uscente Alfonso Pisicchio, primo nella circoscrizione di Bari. Dei nostri calcoli ci spetterebbero 2 o 3 seggi, invece ce ne ritroviamo 0. Adesso cercheremo di capire cos'è accaduto, non è ammissibile stravolgere una legge elettorale. Tra l'altro, prosegue, alla maggioranza pare vengano attribuiti 27 seggi anziché 29, come prevede la norma nel caso la coalizione vincente superi la soglia del 40%. E mistero dunque, come dicevamo, sulla ripartizione dei seggi pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, che attribuisce alle opposizioni in Consiglio regionale 22 seggi, 17 al centrodestra e 5 al Movimento 5 Stelle. Alla maggioranza, come detto, vanno solo 27 seggi, di cui 16 al Partito Democratico, 6 alla lista con Emiliano e 5 ai Popolari con Emiliano. Il dubbio maggiore riguarda però l'esclusione di Senso Civico, nonostante la lista abbia raggiunto il quorum del 4%, con punte del 5,72 nella BAT, del 4,32 nella provincia di Brindisi e del 4,82 a Foggia. Nulla da fare dunque per Abate Russo, primo degli eletti a Lecce nella lista che ha raggiunto il 4,2%, e per l'ex assessore Mino Borraccino nella circoscrizione di Taranto, nonostante i 6.506 voti e il 5,54%. In Puglia si sta operando un furto gravissimo di rappresentanza ai danni della democrazia, stracciando le regole dettate da una legge elettorale che stabilisce chiaramente una cosa. Crediamo, concludono, di essere di fronte ad un errore materiale di calcolo e pensiamo di avere il diritto ad una rapida e precisa correzione, ai sensi della legge vigente.